Benvenuti, buonasera dalla Pallacattani di Faenza, dodicesima giornata del campionato di A Gold, Palamano Romagna contro Albatro Siracusa. Tutto pronto quasi per la presentazione delle due squadre. Pochi istanti e verranno letti i nomi dei partecipanti a questa gara. Un saluto da Carlo Dall'Aglio, dal Gabriele Dall'Aglio e da Roberto Zanzi in regia per la Carlone Magno Production. Dodicesima giornata, dicevamo, del massimo campionato di pallamano nazionale. Signore e signori, buonasera. Benvenuti in questa splendida cornice dei Pallacattani per assistere alla dodicesima giornata di campionato in Serie A Gold. Questa sera vi mettiamo l'Alba dello Siracusa e la Palamano Romagna. Per l'Alba dello Siracusa con il numero 21 di Mercurio Giancarlo Augusto, con il numero 1 Lucella Angelo, con il numero 2 Bianchi Leonardo, con il numero 6 Mantisi Michele, con il numero 8 Zumbri Giovanni Ignazio, con il numero 11 il capitano Carlo Andrea, con il numero 15 Vinci Gianluca e con il numero 16 torna in casa il portiere Lorenzo Martelli, con il numero 18 Bugio Francesco, con il numero 22 Souto Queto Julian, con il numero 24 Cusupè Giuseppe, con il 25 Modricic Marco, con il numero 28 Krejcik David e con il 59 Gorella Jean, con il numero 99 Krejcik Mattia, allenatore Reale Fabio. E per la pallamano Romagna con il numero 3 Bianconi Nicolò, con il numero 4 Amoroni Cristian, con il numero 5 Fioretti Nicolò, con il numero 6 Agostini Tommaso, con il numero 8 Chiarini Dario, con il numero 10 Islam Mohammed, con il numero 11 Bollini Filippo, con il numero 12 il capitano Tassinari Fabrizio, con il numero 13 Cicero Claudio, con il 14 Tondini Luca e con il 15 Rotaro Alexandri, con il numero 16 Redelli Martino e con il 18 di Domenico Martini, con il 20 Rinaldo Mirko, con il 22 Mandelli Samuele e con il 23 Cavalli Mattia, allenatore il signor Domenico Tassinari. Dirigono la partita il signore Merisi Gianna e la signora Pepe Andrea. Signore e signori, palla al centro e buon divertimento. Tutto pronto quindi per l'inizio della partita. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il commentatore tecnico per questa partita, il coach Simone Ferraresi. Intanto benvenuto Buonasera a tutti. in questa inedita veste. Come partiamo subito dal punto di vista tecnico, come deve affrontare in Romagna questo tipo di partita? Ma con tanto carattere abbiamo una rosa molto giovane, abbiamo dei giovani pronti ad affrontarla, spero che abbiano un po' di terreno e niente, adesso vediamo come inizia. Allora, vediamo che intanto le squadre stanno cominciando a mettersi in campo agli ordini delle signore Merisi e Pepe.
due gli ex di turno, Leonardo Bianchi con numero 2 che sta entrando in campo a centrocampo in questo momento, e chiaramente il portiere Lorenzo Martelli, che non sta particolarmente bene, quindi probabilmente non potrà far parte effettiva di questa partita. Sì, purtroppo oggi non abbiamo il piacere di vederlo in campo, secondo me, o almeno fin da subito. Cerchiamo di capire intanto le formazioni in campo per Siracusa: Mattia Gligic, Jan Gorela, David Gligic, Marco Bobicic, Julian Soutoquetto e Leonardo Bianchi. Inizia però in Romagna. Con Tassinari, Chiarini e Di Domenico. Comincia questa formazione senza grosse novità, direi. Esatto, in porta Martino Redaelli, all'ala Di Domenico e Albertini, e Sam Mohamed in zona pivot. Chiarini prova a accelerare, Tassinari finge il tiro, ora va bello a Rotaru e segna subito la prima rete. Dalle mie parti si diceva che fa il primo perde, speriamo che non sia vero oggi. Speriamo che siano detti, solo i migliori. Esatto, vediamo al centro Juan Zungri, che gioca in attacco a posto di Bobicic. Sicuramente Souto è l'attaccante principale da cui guardarsi, ma anche Gorela, infatti segna subito Jan Gorela, pareggio immediato. Sono i due principali marcatori dei siciliani. Non si è preso il tiro Di Domenico, ci poteva stare. Ora attacca centralmente Tassinari, Rotaru, difesa subito forte sul pivot, ora c'è infrazione per i romani, quindi parte in velocità Gollini al posto di Tassinari in difesa. La palla va a Leonardo Bianchi, ex di turno, giocò tanti anni fa nell'allora Romania Handball. Intanto il tiro fuori, ci sono i 7 metri per il fallo su Rotaru, il capitano Fabrizio Tassinari. Il tiro immediato, la parata. Di Mattia Gligic, fratelli Gligic, Mattia e David, entrambi in campo in questo avvio di partita. Ora vediamo il tiro, proprio David Gligic da zona pivot. Ora Chiarini, Tassinari viene ancora trattenuto, prova il tiro lo stesso. Cioè, fallo la munizione. Tassinari prova a accelerare, Rotaru, c'è la parata di Gligic. Bobicic. Vediamo dall'ala, torna indietro. Gestisce Bobicic, che poi lascia il posto a Zungri nel solito scambio attacco-difesa. Jan Gorela
finge il tiro, poi lo prende, c'è la parata di Redelli che lancia in contropiede di Martin Di Domenico, uno contro uno, c'è la parata ancora di Mattia Gligic. Che pare il rigore, pare il contropiede in, non dobbiamo sbagliare, 4 minuti e mezzo, già due interventi importanti. Gorella trova il varco e questa volta non può nulla Redelli. Secondo gol personale. Tacca, Tassinari dal centro. Scambio con Lotaro, poi la palla arriva Albertini e c'è ancora la parata di Grigic. Troppi errori per i romani in questo avvio. Possono condizionare il match. Due errori al tiro molto importanti. Più il rigore. Tre errori. Il rigore sbagliato. Tre errori in 5 minuti e mezzo che ci stiamo complicando un po' le cose. Errori gratuiti, diciamo, non, anche se il portiere ci mette sempre il suo. Abbiamo creato delle buone condizioni di tiro, ma poi dai 6 metri. Gorella viene fermato nello slancio da Gollini, ora si porta al centro. Souto rischia di perdere la palla, c'è il gioco, ha alzato il braccio, il gioco passivo, c'è la rete di Julian Souto Cueto. 4-1 per Siracusa, c'è ancora la parata su Lotaro, 9 metri per il Romagna. Parte il capitano, che scambia con Chiarini, c'è un'eternità davanti in questa partita, ci prova ora Chiarini, marcato stretto, non riesce a trovare la porta, intanto Jan Gorella taglia, finge il tiro. Fortunatamente non si è preso il tiro. Non si è preso il tiro, intanto Zungri scambia con Bobicic. Vediamo la formazione siciliana che attacca ora con Bianchi, Souto, la palla al pivot, segna della seconda rete per David Gligic, 5-1 punteggio, 7 minuti e mezzo giocati. La difesa abbastanza aggressiva, anche se non supera il limite, sta però frenando l'attacco del Romagna. Ora Tassinari prova il tiro immediato, la palla esce, Simone, un attacco in 8 minuti, solo una rete. Stiamo continuando a, ma la lavoriamo anche abbastanza bene la palla davanti, che abbiamo queste conclusioni al tiro che comunque dicono 5-1 per loro, quindi sembra che la lavoriamo abbastanza bene, però non riusciamo poi a scendere nel concreto, cioè a vedere i nostri numeri andare avanti sul tabellone. Esatto. Attacca Zungri, accelera, ora Souto, la finta con Gorella, ancora Souto, c'è due difensori davanti, Same e Chiarini nello specifico, lo bloccano 9 metri, ora l'arbitro va a spiegare a Gollini che non concederà altri falli del genere. Siamo piuttosto aperti sul centro noi. Ora Gorella finge ancora il tiro, la palla ancora per il pivot, ancora in mezzo a due, c'è il fallo un altro 9 metri, ancora per i siracusani.
palla persa, è nostra, può ripartire. Ripartire Redelli, va in velocità Rotaru, fermato da sotto Albertini, si accentra, è un po' fermo l'attacco del Romani che si libera ora con Chiarini. E ci siamo, dai. E appena prende un po' l'onda giusta riesce a sbloccarsi. 9.30 sul cronometro, 5-2. Come difesa... Ora ci sono intanto i 7 metri. Come difesa sono un po' eccessivo. La difesa della Romagna. La difesa della Romagna sta concedendo tanto. Sta concedendo tanto per il gioco in verticale. Vedo i pivot e i tagli comunque ricevere ancora. Cioè ricevere tanti palloni, quindi penso che sia. Traversi intanto. Beh, anche la sfortuna qua. Poi la palla arriva nello spazio di sotto e non perdona, secondo gol per lui, tre doppiette per i siciliani. Bravo Fabrizio. Ora Tassinari alto, può ripartire il lancio lungo di Bianchi, prova la deviazione volante Vinci, ma è troppo fuori portata. Andiamo sopra il numero, vediamo se lo riusciamo. Niente. Tornano parità numeriche in difesa. Lì poteva starsi anche con 7 metri. Solo 9 metri per il fallo su Rotaru. Sam fa partire l'azione. Ora Rotaru, Tassinari, Chiarini. Rotaru si prende il margine per saltare. Se nella seconda rete siamo 6-3, 11-15 giocati, devono ripartire da metà campo gli ospiti senza eccessiva fretta, mentre Mattia Gligic parla con il reparto portiere in panchina. Ora attacca sulla sinistra, arriva a destra, c'è la palla per pivot, c'è la parata di Martino Redelli che ci mette la gamba. Ora Chiarini a spazio e segna una grande rete, Dario Chiarini. 6-4 il punteggio, accorcia le distanze in Romagna. Con due belle conclusioni di Rotaru e Chiarini. Bianchi, Gorela, poi Zungri, giostra la palla da destra e sinistra. Souto rischia di perderla, Gorela tira improvviso, c'è ancora la parata. Poi la parata anche su Gligic, ma ci sono i 7 metri. Due parate vanificate dal rigore. Ancora Julian Souto Cueto contro Redelli, segna. Souto Cueto. 7-4. C'è un clima un po' compassato. Si ispira aria un po' compassata stasera a Palacattani, non c'è l'euforia che abbiamo visto ad esempio nelle ultime sfide interne. Si deve scaldare anche il pubblico. Ora perde palla Rotaru, lo anticipa Gorela, va da solo tutto campo e segna. 8-4. Aveva fatto in tempo arrivare almeno due, sono di nuovo quattro le distanze, in poco più di un minuto. Tassinari rischia di perdere anche lui, c'è attacco di sotto, ora Chiarini prova a centrarsi, non c'è spazio per prendersi il tiro, se lo prende Rotaru c'è la parata ancora di Grigic, poi la palla
esce Bianchi, esce, ha fischiato un doppio palleggio. Doppio palleggio, scusate, che sinceramente non so se ci fosse. Quindi palla Romagna. Chiarini prova ad accentrarsi, perde la palla, c'è il fallo, ancora 9 metri. Ricordiamo che Romagna sta vivendo un tour de force nelle ultime settimane. Tanto la rete del capitano. Un vero e proprio tour de force. Con 5 partite in 2 settimane. L'ultima mercoledì scorso contro il Fasano in Puglia. Tanto c'era la traversa di Souto. Adesso bisogna spingere, dai. Può ripartire in velocità, perde la palla a Bertini, ma c'è il fallo su di lui. Bisogna avere il coraggio quando siamo in fase veloce di puntare la porta, però. Passata la metà del primo tempo, 5-8, Romagna comunque è assolutamente ancora in partita. Ora Rotaru per Sam che viene spinto, tempo fermo, 2 minuti anche per Julian Souto. Quindi inferiorità numerica. Inferiorità numerica per l'Albatro Siracusa. Vediamo chi batte 7 metri. Tanto entra in campo. Ancora lui. Entra in campo a posto di Rotaru Giovanni Fioretti. Noi lo specialista di 7 metri in panchina ce l'abbiamo, forse un po' troppo giovane. Giovane. Parliamo di Mattia Zavagli, dai 7 metri, un vero cecchino nelle categorie giovanili e non solo, anche Serie B. Intanto Tassinari segna, seconda rete consecutiva per lui, 8-6, di nuovo meno 2 per il Romagna, 16 minuti esatti giocati. Con l'extra player. Extra player per i siciliani, esce Gligic, entra Zungri in cabina di regia, quindi porta sguarnita per gli ospiti. E Romagna ha un'arma in più in questo momento, in caso di recupero palla. Gorela. Rientra intanto ultimo ovviamente passaggio. Il portiere. C'è un tiro sotto il 7 di Gorel. Intanto la parata sul tiro di Chiarini. Attacca ora Fioretti, Tassinari, Fioretti ha lo spazio, si alza per il tiro, Fioretti. Fioretti. Gol numero 7 del Romagna, che resta meno 2 ed è ancora extra player per gli ospiti. Bianchi, Gorela, Zungri, Vinci, vediamo il fischio arbitrale, ammonizione per il faraone a Mohamed Essam per lo strattonamento di Grigic. Rientra intanto in campo il portiere. Quindi parità numerica. Perde la palla l'Albatro. Redelli, vediamo, l'arbitro interrompe il gioco.
può rientrare Souto intanto. Tassinari, arriva la palla Albertini, il tiro troppo largo. 18 e 30 sul cronometro, 7-9 il punteggio. Non riesce a fare gol, Tommy. Allargato troppo il braccio al momento del tiro. Tommaso Albertini. Ora Zungri, Souto, Gorela. Girano la palla, Souto prova ad accentrarsi, vediamo decisione arbitrale. 7 metri. Julian Souto Cueto. Contro ancora Martino Redelli. Il fischio è la rete del 10-7. Quarta rete insieme a Gorella, il miglior marcatore dell'incontro. Quattro reti a testa, ora è entrato in campo lo Cicero, perde palla però il Romagna, c'è il contropiede e c'è la rete di Gianluca Vinci. Lo Cicero va in doppio passo, entra per il tiro, c'è il fallo, i 7 metri per lui. Entra in campo per il rigore Lorenzo Martelli, portiere mordanese, contro Fabrizio Tassinari, che segna la sua terza rete, secondo rigore, esce subito il portiere, che non sta sicuramente in condizioni fisiche splendide, l'abbiamo visto parecchio affaticato prima della partita. Ora Zungri, Souto, Gorela, la palla arriva Bianchi dall'ala, la parata di Martin Redelli, è a terra però Bianchi. Palla, vediamo nelle mani, non accetta le scuse di lo Cicero Bianchi, che dopo essere tornato in panchina. Ce ne faremo una ragione. Ora riparte intanto in Romagna con lo stesso lo Cicero. Finta di corpo, va al tiro, la parata, la ripartenza con la palla troppo lunga per Vinci. La rimessa deve essere ripetuta, 11-8 il punteggio, 21-16 sul cronometro. Per quanto non giochiamo bene, comunque rimaniamo lì. Sì, meno 3 il punteggio, Romagna sicuramente non molto fluido in attacco. Ora Tassinari, lo Cicero, Tassinari centralmente, lo Cicero prova ad andare, Maroli è entrato all'ala, il tiro e la rete di Fioretti, Niccolo Fioretti, la seconda rete personale. Intanto c'è la rete di Gorela dall'altra parte, la quinta rete per lui. Tassinari viene trattenuto dallo stesso Gorela,
7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Ancora meno 3 Romagna. Sam esce a dare una mano nella manovra. Tassinari si alza lo Cicero. Ed è un grandissimo gol. Quello di Claudio Lo Cicero. Tanti giovani, dicevamo, in panchina questa sera, da Tondini, Bianconi, Zavagli, Rinaldo, il che vuol dire che il progetto del Romagna nelle giovanili è molto importante. Intanto c'è rigore e 2 minuti di esclusione per Lo Cicero. Trovo un po' eccessivi, l'ho visto tirare libero. Dicevamo l'importanza dei giovani, sì, arrivano in prima squadra direttamente dalla filiera giovanile, quindi questo sicuramente è un messaggio molto importante. Il lavoro di voi allenatori del settore giovanile viene ripagato quando i giovani arrivano in prima squadra ed entrano in campo come in questo momento Luca Tondini. L'errore di Souto, uomo in meno per il Romagna. Esce per l'extra player. Esce Redelli, entra Rotaru. Pronto Redelli a rientrare, ovviamente. Intanto a metà del fronte attacco Fioretti realizza la terza rete personale con un bel movimento, un bello slancio. Ce l'ha questo tiro Fioretti, ha trovato 3 bei gol con una grande elevazione. Ora Vinci ferma la palla, c'è il fallo di Amaroli. Ora Grigic davanti a Redelli, non perdona. Di nuovo più 2, era arrivato a una sola lunghezza in Romagna. 5 minuti. E 30 secondi all'intervallo. Attacca Rotaru, rientra intanto Redelli in porta, no. C'è la palla persa, quindi contropiede fino in fondo, c'è la rete. Non sono d'accordo su questi passi di Gianluca Vinci. Assolutamente d'accordo. Che segna il suo secondo gol in contropiede, entrambi in contropiede. Esce Rotaru, rientra Di Domenico. Quattro minuti e mezzo di intervallo con Fioretti, Lo Cicero ancora finta di corpo, poi Tassinari viene trattenuto più volte, c'è il fallo dai 9 metri. Coppia centrale è abbastanza grossa, diciamo. Intanto rientra al posto di Tassinari, rientra Rotaru. Prova un po' a mescolare le carte coach Domenico Tassinari. Ora spinto ancora Lo Cicero. Siamo sotto passivo. Lo Cicero, c'è il muro pallavolistico di Bobicic. Deve tirare ancora in Romagna, ci prova in elevazione Rotaru, poi vediamo che rimane a terra Amaroli, direi, nello scontro, nel tentativo di recuperare la palla.
vediamo che intanto si rialza, vediamo che esce però dal campo con il medico. Il medico non entra, quindi ci sarà semplicemente il cambio. Rientra Tommaso Albertini. Colpo al volto, indica Amaroli, speriamo niente di grave. 3 minuti e 40 secondi. Vediamo il commissario di campo che va a parlare con gli arbitri. Non ho capito per cosa, però. Qualcosa relativo alla panchina del Siracusa, però non abbiamo ovviamente capito l'argomento. Oh, siamo pronti anche con Mirko. Entra in campo. Grande Mirko. Mirko Rinaldo. Zona pivot. Ora il tiro. Un'altra grande, grande rete di Nicolò Fioretti. La quarta, il capo cannoniere del Romagna questa sera. Ora Zungri. Arriva Souto, va fino in fondo e si trova lo spazio. Per il 15-12, Rotaru, la deviazione ancora della difesa, del muro difensivo. Riparte l'azione quando mancano 2 minuti e mezzo all'intervallo. Rotaru, lo Cicero, Fioretti, palla a metà tra Di Domenico e Rotaru. Entra in campo intanto Tondini per la difesa. Intanto in campo anche Michele Mantisi per il Siracusa. Simone Ferraresi. 2 minuti e 13 all'intervallo. Romagna 12, Siracusa 15, un risultato che fotografa. Sì, fotografa la partita, ma fotografa anche i nostri errori. Errori importanti al tiro, se no saremmo stati in partita. 3 errori abbastanza pesanti. 3 errori subito all'inizio abbastanza pesanti. Condizionano questo mancato pareggio, diciamo. Io penso che noi abbiamo bisogno di partire con più sicurezza. E spesso ci capita di partire in queste condizioni di svantaggio per una mala interpretazione dei primi 10-15 minuti. Ma ci siamo, dai, ci siamo. Vediamo i due allenatori che stanno entrambi spiegando vivacemente. Immagino come Domenico spieghi le cose. Ai propri giocatori come affrontare questi ultimi 2 minuti e spiccioli. Per il Romagna sarebbe importante arrivare ancora con uno scarto più ridotto all'intervallo per poter poi affrontare con maggiori possibilità il secondo tempo. Però la palla intanto è nelle mani di Iangorella, Zungri, Souto e Gorella hanno 5 reti a testa. Ora la palla arriva alla rete proprio di Mantisi dall'ala destra. Rischia di perderla, poi la perde. Souto va in contropiede, c'è la parata col ginocchio. Martino Ridelli. Ora viene trattenuto lo Cicero, l'arbitro non fischia, può ripartire. Allora grazie a Rinaldo, poi ancora lo Cicero, scambia con Rotaru. 1 e 15 alla fine del tempo.
Lo Cicero finge il tiro e poi la schiaccia sotto al piede del portiere. 13-16, un minuto esatto all'intervallo. Con la solita calma mostrata nell'affrontare gli attacchi questa sera da parte del Siracusa, che però poi ha le accelerazioni, come in questo caso c'è il fallo e ci sono ancora i 7 metri. Le trovo troppo severe queste interpretazioni arbitrali, non penso che fossero gli estremi. Vinci, c'è la parata. C'è sempre la giustizia. Martino Redelli. Rimane quindi sul meno 3 punteggio, mancano 10 secondi, deve accelerare Romagna, la palla arriva all'ala, non può tirare, mancano 3 secondi, deve tirare, ci prova Fioretti, c'è il fallo, quindi ci sarà il tiro franco dai 10 metri o giù di lì, forse 11. Lo stesso Lo Cicero si prenderà il tiro, tempo scaduto, barriera unita, braccia alzate, non può staccare il piede da terra al momento della conclusione. Gli arbitri stanno cercando di sistemare la barriera. Lo Cicero deve passare, non riesce a superare la barriera, anche se probabilmente si è spostata al momento del tiro. Protestano un po' i giocatori del Romagna, ma tant'è. Vediamo anche il commissario di campo che sta andando a parlare con la panchina del Romagna. Il punteggio alla fine dei primi 30 minuti, Romagna 13, Siracusa 16, ci sentiamo all'inizio della ripresa, rimanete con noi, con i nostri sponsor che appoggiano questo progetto importante della Palamano Romagna.
bentornati al Palacattani di Faenza. Dodicesima giornata del campionato di Serie Gold. Pallamano Romagna contro Albatro Siracusa. Di nuovo un saluto dalla Carlone Magno Production con Carlo Dall'Aglio alla telecronaca, Gabriele Dall'Aglio come operatore video e Roberto Zanzi in cabina di regia. Un Romagna che in questo momento è sotto di 3 gol, 13 a 16 contro il Siracusa. 5 reti per Julian Soutocueto e Jan Gorela, 3 reti per David Gligic, 2 reti per Gianluca Vinci, 1 per Michele Mantisi. Per i padroni di casa, 3 le reti di Fabrizio Bicio Tassinari, 2 a testa per Dario Chiarini, Alex Rotaru e Claudio Lucicero, 4 gol per Nicolò Fioretti. Pochi secondi all'avvio della ripresa. Gli arbitri, le signore Merisi e Pepe, stanno per chiamare l'inizio della ripresa. Richiamano le squadre. Un buon pubblico, non ancora totalmente caldo come al solito, qua al Palacattani. In campo per il Siracusa c'è all'ala Michele Mantisi, Gligic, David a pivot, in porta invece Mattia, poi abbiamo Souto, Vinci, Gianluca Vinci all'ala. Allora a sinistra e chiaramente come terzino destro Jan Gorela. In campo Luca Tondini in difesa, Fioretti, Amaroli, Essam, Chiarini e Di Domenico con Martino Redelli tra i pali per i Romani. Prima palla per i siciliani che attaccano con Zungri. Si scambiano i tre terzini, ora Souto prova ad andare da solo, poi Zungri cerca il passaggio filtrante ed è subito gol per il pivot David Gricic. Subito più 4 per gli ospiti. Chiarini, Rotaru e Fioretti, questo l'asse dei terzini scelto da Tassinari in avvio di ripresa. Rotaru, Fioretti rischia di perdere la palla. Ci mette le mani sul tiro di Chiarini, ci mette le mani Gligic. Sicuramente uno dei più, uno dei migliori in campo tra gli ospiti. Ora intanto la palla Mantisi che si accentra. Saluto Vinci. La palla ancora per Zungri. Il tiro di Gorela, c'è la parata di Redelli. Attacca in velocità Fioretti al varco, palo. Simone Ferraresi, 2 minuti. Non abbiamo servito il pivot in questa occasione che era completamente libero.
in 2 minuti e 25 secondi un gol per il Siracusa. Romagna deve aggredire la partita, deve riportarsi sotto, onde evitare di perdere poi. Sì, dobbiamo cercare di rimanere aggrappati il più possibile al risultato. Quindi quello che è facile, come adesso un servizio al pivot, bisogna leggerlo in maniera, interpretarlo in maniera migliore. Zungri, alto, sopra un metro alla traversa. Siracusa sicuramente non sta giocando a ritmi eccezionali, quindi bisogna approfittarne, anche con qualche errore da parte degli ospiti. Ora però l'errore evidente lo fa anche in Romagna. Palla ancora, assoluto. Vediamo intanto l'attacco dei siciliani, che accelerano con Souto, ma la palla rimane nelle mani di Gorella, che ora chiede ai compagni di ruotare, ma segnare un gol incredibile nel primo palo. Devono ripartire da metà campo, esce intanto Chiarini, entra Tondini. Meno 5 dopo 4 minuti. Per il Romagna che attacca con Tondini, accelera Rotaru, Di Domenico segna la sua prima rete. Dall'altra parte Gligic non perdona. Quinta rete per il pivot ospite e Sam. Hanno giocato tanto loro con i pivot, eh? Abbiamo concesso veramente tanto fino ad ora. Oltre alle 5 reti sicuramente ha aggiustato, ha spostato l'equilibrio della difesa del Romagna la prestazione di Gligic. Ora Fioretti cerca il varco ma è lontano, Rotaru allora prova il passaggio filtrante per Essam, c'è la deviazione, Vinci rischia di perderla poi in maniera comunque importante. Va a recuperare, a beffare l'uscita di Redaelli. 20 a 14 della terza rete per l'ala sinistra del Siracusa, che ora difende sul tacco di Tondini. Tassinari, Fioretti, chiamate poco in causa anche le ali della Romagna. Ora Sam non riesce a trattenerla, rischia poi di perderla Mantisi. Ottima giocata, ottima lettura, ma non c'è stata la presa del pivot. Ora purtroppo noi a confronto loro non abbiamo la stessa verticalità, non riusciamo a trovare le stesse soluzioni con il pivot. Ora Souto per la palla ma c'è il fallo. Diciamo che l'Albatro sta addormentando l'attacco per poi accelerare per tutta la partita, poi ha fatto in questo modo, con delle accelerazioni fulmine, spesso la difesa non ha saputo porsi. Ora Souto a palla ancora per il pivot, è ancora dentro. Nonostante la trattenuta con molto fair play, Davide Grigic va poi a chiedere scusa al portiere Martino Redelli per il tiro abbastanza vicino alla faccia, assolutamente involontario. Tanto esce Maroli, rientra Tommaso Albertini sulla fascia destra. Ora Tondini, Varco, Fioretti, tutto braccio,
si erano aperti bene, un palleggio ed era dentro in penetrazione. Il tiro stilisticamente impeccabile. Non leggiamo cose semplici. Ma c'è stata la parata plastica di Mattia Gligic. Fratelli, ricordiamo. Siamo ai lavori forzati qua. Claudio Lo Cicero sta facendo... Pensato bene di fargli 10 piegamenti. Le flessioni, i piegamenti prima di entrare per riscaldarsi. C'è il braccio carico. Tonificare. Ora intanto una infrazione fischiata agli ospiti. Può ripartire. Tassinari, ora c'è anche Sam che esce. Intanto perde. Ah, peccato, questa era buona, secondo me. La palla però peccato, riconsegnata nelle mani dell'arbitro. Un po' di confusione nell'area, dalla parte della Romagna, perché Essam, Mohamed Essam, è uscito per un piccolo problema, speriamo che sia solo una piccola contusione, anche se i gesti non sembrano seguire questa linea. Al ginocchio. Ora può ripartire il contropiede, Fioretti lancia lungo Di Domenico che si gira. Ha sbagliato completamente il salto, non è andato a chiudere lo specchio della porta da solo. Non è riuscito a trovare il centro della porta. È pronto a entrare un altro ragazzo delle giovanili, cresciuto a Pane e Pallamano. Io penso che sia tanto tempo che aspettava questo momento, quindi sono contento per lui che faccia l'ingresso in campo. Intanto Grigic continua a non perdonare la difesa. Quarta rete in questo secondo tempo, settimo totale. È pronto sul primo posto per l'entrata Mattia Zavagli. Ecco il cambio. È pronto a entrare, verrà accolto dalla standing ovation dei tifosi. È in campo il giovanissimo Mordanese. Intanto il capitano Fabrizio Tassinari sblocca un po' la situazione per il Romagna, che era finita a meno 8 a 10 minuti dall'inizio della ripresa. Classe 2005, Mattia Zavagli, quindi giovanissimo, per lui è una bella soddisfazione e il premio per i tanti sacrifici fatti, intanto vinci e il tanto impegno anche, oltre che i sacrifici. Ora, Cicero segna di pura potenza i piegamenti, quindi hanno fatto effetto, effetto. D'ora in avanti, prima di entrare, 10 piegamenti. Attacca il Siracusa sul più 7. 19 minuti alla fine della partita, ricordiamo, dodicesima giornata in Romagna, ultima in classifica, quota 1. Intanto c'è il tiro e il gol di Michele Mantisi, che segna la sua seconda rete. Non abbiamo trovato tante parate neanche. Non ci ha aiutato sicuramente la prestazione di Martino stasera. 6 parate finora. Tra cui il rigore parato. Ora è bloccato Lo Cicero, Albertini è costretto a entrare in doppio pivot, Tassinari viene trattenuto da Souto, c'è il braccio alzato del gioco passivo, Tassinari va fino in fondo da solo, si mette in proprio e segna la quinta rete personale. Questo gesto tecnico è pura esperienza. Esatto. Non si insegna. E capacità anche di padroneggiare le proprie abilità tecniche. Esatto. Sicuramente
davanti a tanti giovani. Ora Zungri, Gorella segna, settimo gol anche per Ian Gorella. Entra in campo Samuele Mandelli, esce a riposare Martino Redelli, tacca Fabrizio Tassinari, il tiro di Luca Tondini, la parata di Glicic, dall'altra parte invece Glicic sta facendo davvero, sta la differenza in questa partita. La palla Lala non se la sente, quindi ritorna davvero con molta calma. Stanno giostrando sulla tre quarti senza avere fretta, forse anche qualche azione in Romagna ha un po' concesso qualche errore, forse per troppa veemenza, senza riflettere troppo probabilmente. Ora c'è da recuperare, ben 8 gol, i minuti sono 13:40 giocati, ci si avvia a metà ripresa. Prima di definire la partita compromessa bisogna cercare, Tassinari i compagni devono cercare di forzare e reagire sotto porta. Tondini, Tassinari è frenato, Tondini prova ad andare da solo, viene frenato da Souto che non lo fa passare, la palla tra l'altro è anche entrata in rete. Ma tant'è, Rinaldo, Tassinari, ora Albertini prova ad andare, lo Cicero, sono bloccati gli esterni, c'è il tiro di Tondini, anche qui stilisticamente buono ma troppo intuibile, dall'altra parte il contropiede di Gianluca Vinci, e sono 5 per lui. Entra in campo di nuovo Amaroli sull'ala destra. Più 9, esattamente a metà ripresa. Ora Ciccio gli scappa la palla, c'è il fallo di Tondini, escluso sì, per 2 minuti per aver toccato, messo fuori equilibrio Mantini. Sì, non l'ha fatto con cattiveria, ma certamente non un fallo cattivo, ma certo, potenzialmente anche pericoloso, perché Mantisi stava andando già praticamente in contropiede solitario, fuori equilibrio, non si è fatto assolutamente nulla per fortuna. Quindi ora formazione di giovani in campo, direi che anche Nicolò è entrato in campo ora. Tanto in campo anche Nicolò Bianconi, centrale, tanto la parata, ma sono i 7 metri. Campo Rinaldo, Zavagli, Bianconi, sì, squadra totalmente di giovani. Intanto Jan Gorella, 8ª rete personale. Ora extra player, fuori Mandelli, in campo Fioretti, anche lui certamente non un vecchio. Classe 1990, direi un 2000. 2000. Ora Fioretti prova il tiro, tutto braccio ancora. Comunque Glicic sta davvero dominando questa partita, anche perché appunto è facile comunque dominarla quando i tiri comunque sono dove te li aspetti, quindi sicuramente lui c'è. Ancora una volta trovano la verticalità, un altro 7 metri. D
vediamo che gli arbitri fermano il tempo. Allo stesso David Grigic dai 7 metri contro Samuele Mandelli. C'è la rete. Ottava rete anche per lui. Più 11 a 13 minuti esatti dalla fine. Comincia a essere davvero con l'uomo in meno, comincia a essere davvero molto molto in salita, forse è presto per l'aggettivo compromesso, ma quasi. Se la Romagna non riesce a dare una svolta, allora intanto la prima rete in Serie 1, in Serie Gold di Mattia Zavagli. Dalla sua posizione preferita, ora Zungri il tiro, realizza un altro bolide. Attacca in Romagna, c'è il fallo, dicevamo poco fa, la rete numero 9 di Ian Gorela. Intanto in campo ancora Tondini, classe 2004. Lo Cicero, Bianconi, la palla arriva ancora a Zavagli, ma c'è il fallo, il fischio arbitrale che interrompe il gioco. Non l'ha capito però. Non sono riuscito sinceramente a capire il motivo del fischio. In campo praticamente sempre sia Souto che Zungri e Gorela per il... Sì, loro non hanno mai ceduto con delle seconde linee oggi. Si stanno scaldando alcuni ragazzi. Ora intanto la rete dall'ala di Michele Mantisi. È pronto per il rientro in campo Mohamed Sam, quindi nulla di grave, infortunio di qualche minuto fa. Nel frattempo il punteggio diventa sensibilmente a sfavore del Romagna, 18-30. Ora Bianconi si alza e tira. Lo Cicero, ma la palla è uscita alla sinistra di Mattia Grigic. Ora attacca ancora poco più che passeggiando il Siracusa. Con i tre esterni, ora Amaroli prova a difendere sul portatore palla, la difesa 5-1. C'è la parata di Mandelli. Parte Bianconi e lo Cicero, scambiano i due, ora Bianconi va fino in fondo, c'è la rete, Bianconi. E c'è i due minuti. I due minuti a pivot, David Glicic entra in campo, anche il numero 18 Francesco Burgio,
ruolo pivot si porta Marco Bobicic. Vediamo il tiro, Mantisi la parata, poi la palla viene tirata fuori da Bobicic, che nello scontro con lo Cicero aveva avuto la meglio nel recupero palla. Prova ad andare lo Cicero, tiro sulla traversa. Anche in questa occasione pivot completamente libero, non ha visto, non si è visto servire la palla. Tacco Zungri che gestisce ora Maroli, prova a uscire un po' su Souto, che tra l'altro in questo secondo tempo non ha ancora segnato. E intanto c'è la rete di Juan Zungri, che è la prima rete della sua partita dopo aver fatto il regista. Finora ci mette lo zampino anche al tiro. Direi che Souto non ha nemmeno tirato in questo secondo tempo, probabilmente. Non ho ricordi delle sue conclusioni. Ora attacca e Romagna rischia di perderla. La palla per Amaroli, dall'ala la parata ancora di Grigic. Ora molto vicino alla resa in Romagna, se già non l'ha fatto, meno 12, mancano 7 minuti e 10 secondi. Serve, non dico un miracolo sportivo, ma quantomeno un qualcosa di clamoroso a Romagna. Esce intanto Jan Gorella, entra in campo, fa il suo debutto Giuseppe Cuzzupè, perde la palla per vie centrali Siracusa, palla per Sam, in due su di lui Bianconi, è entrato anche Chiarini. Girano la palla i due, Tondini, Bianconi, si alza, tira, la ribattuta, c'è il tiro di Chiarini, la ribattuta ancora, la parata di Mattia Grigic. Souto. Souto che lascia campo e ruolo a Marco Bobicic. Non ha Maroli su di lui, a uscire su di lui, a infastidire la manovra, c'è la deviazione sul tiro, contropiede lungo, Zavagli in contropiede, è la seconda rete, si alza in piedi il pubblico del Romagna a tributare al ragazzo di casa, Mordanese Doc. Resta però il meno 11 nel divario sul tabellone quando mancano 5 minuti e 10 secondi. Non arriva a Chiarini la deviazione. Ora Burgio, Zungri chiama lo schema. Doppio pivot con Burgio, la palla, c'è il tiro, c'è i 7 metri. Loro in questi fallo, due contro due qui ci hanno dominato per tutta la partita. Fallo su David Grigic, c'è la pulizia mai a stare del campo in maniera efficace. Hanno scelto uno schema piuttosto lineare, cioè, con giocato i tiratori dai 9 metri e queste, questi schemi 1-2 che hanno spezzato. Sì, hanno usato tantissime collaborazioni verticali del 2 contro 2 e noi abbiamo ottenuto molto male sempre questi pivot, questo pivot, perché poi... Sì, ha giocato David Grigic, ora vediamo il tiro alla rete di Giuseppe Cuzzupè dai 7 metri. 32-20 il punteggio, 4 minuti 30 secondi, si avvia la conclusione.
questa dodicesima giornata, il Romagna che resta ultimo a quota un punto dopo la classifica modificata dal provvedimento noto del giudice sportivo del 21 novembre. Ora intanto cade Tondini, va alla conclusione, questa volta i 7 metri. Li tira Mattia Zavaglia. Tempo fermo. Quattro minuti esatti, c'è da pulire il campo. Tassinari dai 7 metri. C'è la rete. La rete di Tassinari. Siracusa arriva a quota 9, non sappiamo i risultati di altri campi. A 9 c'erano prima di questa partita Cassano e Fondi. Passi fischiato, quindi palla rimessa in campo per Cesare Mandelli che lancia a Maroli, va al tiro Gollini, completamente libero, ancora Grigic. Romagna non c'è più. Neanche le cose più semplici hanno un buon esito, quindi è impossibile che in questi ultimi 3 minuti si possa fare altro che restringere un po' il gap, che serve a ben poco. Prossima settimana il Romagna farà visita al Pressano, una trasferta quanto mai difficile. Pressano impegnato nella lotta al quarto posto, al terzo e quarto posto, quindi per entrare nei playoff, quindi sicuramente non concederà nulla, bisognerà andare a strappare dei punti con una prestazione di ben altro livello. Ora ancora Gollini, questa volta beffa l'uscita di Grigi, la sua prima rete in partita. Meno 10, mancano 2 minuti esatti. Prossimo turno Siracusa ospiterà il Conversano, poi ci sarà Fasano Sassari, Bolzano Fondi, Carpi Campus Italia e Brixen Merano. Ora Bobicic, poi Mantisi, prova la botta, parata di Mandelli, è entrato in campo ma c'è la rimessa da ripetere a 1 minuto e mezzo. Può ripartire. Pronti a entrare in campo anche col numero 21 Giancarlo Di Mercurio. Gollini, pallonetto, la seconda rete per lui, meno 9, manca 1 minuto esatto, obiettivo minimo della Romagna a questo punto, chiudere non in doppia cifra di svantaggio, per trovare un qualcosa di minimamente positivo da questo risultato. 35 secondi, palla persa, parte contropiede Maroli, tu per tu con Grigic, c'è la rete di Cristian Amaroli, meno 8, 20 secondi alla fine, si comincia a tirare le somme. Il tiro di Bobicic, ultima azione,
va fino in fondo, c'è parata allo scadere su Zavagli, finisce con il Romagna 24, Siracusa 32, Simone Ferraresi. Un commento complessivo sulla partita, sulla prestazione del Romagna e sulla partita in generale. Ma la partita, come hai detto più volte durante la telecronaca, è stata veramente a ritmi bassi, accesa da qualche accelerazione del Siracusa che si è fatta la partita, se l'è dominata nei tempi, ha stabilito i tempi e niente, noi abbiamo fatto vedere veramente poco e speriamo, ovviamente si spera sempre di migliorare. Abbiamo anche alcune difficoltà nell'organico, sappiamo che ci mancano persone importanti nel settetto base, quindi speriamo che al rientro insomma qualcosa cambi. Cosa piacevole di oggi sicuramente vedere tanti ragazzini del vivaio mettere piede in campo, anche se avrebbero meritato sicuramente un altro, come posso dire, un altro ingresso, un altro palcoscenico insomma. C'è una partita che poteva essere più equilibrata se ci fossero stati meno errori. Non ho visto un Siracusa così, così stratosferico, anche se insomma cioè, il risultato dimostra che è stato molto migliore di noi, ma non ho visto una squadra così forte, abbiamo giocato contro altre squadre sicuramente molto più forti di fasce più alte sicuramente. Sì. Concludiamo con i tabellini con... Intanto salutiamo Simone Ferraresi, grazie ciao, mille ciao per l'apporto tecnico. Chiudiamo con i tabellini, 3 gol per Mantisi, 1 per Dungri, 5 per Vinci, 5 anche per Souto, 1 per Kusupe, 8 per David Grigic, 9 per Gorela. Per quanto riguarda i Romagna sono 6 reti per Capitan Tassinari, 1 per Di Domenico, 2 a testa per Gollini, Chiarini e Rotaru, 3 per Lo Cicero, 4 per Fioretti, 1 per Cristian Maroli, 2 anche per Mattia Zavagli e 1 per Niccolò Bianconi. Il finale 24-32. Da Carlone Dall'Aglio della Carlone Magni Production è davvero tutto, un saluto a Gabriele Dall'Aglio al video e alla cabina di regia guidata sapientemente da Roberto Zanzi, un saluto a tutti i telespettatori.